Un saluto da Gino Greco, eccoci a presentare una nuova grande serata di grande jazz organizzata da Lampus e abbiamo Paolo Insalata in studio. Ciao buongiorno, Paolo. Buongiorno agli ascoltatori e grazie ancora per l'invito. Il grande Scott Hamilton, ospite d'onore del trio Joe Scasciamacchi, Andrea Pozzi e Aldo Zonino, sabato 21 ottobre con inizio alle ore 19. E un altro dei grandi appuntamenti firmati Lampus, Paolo. Esatto, è un appuntamento che diciamo inseguiamo, aspettiamo da un po' di mesi, perché chiaramente è stato preannunciato già da un po' di tempo e siamo orgogliosi di riuscire a portare qui in Italia il più grande rappresentante del jazz tradizionale americano in quanto a sassofono tenore, cioè il sassofono tenore più ricercato in assoluto. Quindi per noi è un grande orgoglio averlo qui, ospite d'onore di un trio, diciamo, di eccellenza, costituito da Andrea Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia, che è il leader della formazione, alla batteria. Scasciamacchia già lo conosciamo. Aldo Zunino e Andrea Pozza sono due musicisti liguri, genovesi, che sono peraltro due tra i più ricercati dagli americani quando vengono a suonare in Italia. E noi abbiamo Andrea Pozza in linea, che ringrazio e che saluto. Benvenuto su Radio Venere, Andrea, ciao. Ciao a te, Gino, e a tutti gli ascoltatori. Parlando di Scott Hamilton, diciamo che tu da diversi anni, no, che lo accompagni, che suonate insieme. Ti chiedo subito che musicista è, che sound propone Scott Hamilton? Beh, allora, Scott, sì, lo conosco da tantissimi anni, suonavamo insieme fin dai tempi di Gianni Basso, l'ho incontrato e ho suonato con lui, ho fatto anche dei dischi con lui, quindi insomma, lo conosco bene. È un musicista straordinario della vecchia guardia, diciamo, sicuramente uno purtroppo degli ultimi sassofonisti che possiamo ascoltare, che suonano il jazz mainstream, avendo incontrato i grandi musicisti storici proprio del jazz mainstream, fino a diventare anche lui stesso uno dei grandi musicisti di questo tipo di jazz, diciamo. Suona standard, le canzoni americane del repertorio americano, sicuramente è un'occasione, diciamo, unica per ascoltare il jazz tradizionale, il jazz classico, suonato veramente da un esponente eccezionale di questa musica. Certo, è la serata del 21 ottobre di sabato a Alessano, ricordiamo, Palazzo San Giovanni, quindi già la location, no? Insomma, è tutto dire, è intrigante, appetibile, e poi con tre musicisti come voi, Andrea, no? Sì, poi dicevo ad Andrea l'altro giorno. Ah, scusa Andrea, vai. No, volevo dire appunto riguardo i musicisti, con Aldo Zunino, lo conosco da quando eravamo ragazzini, è diventato un grandissimo bassista proprio a livello mondiale, lo conoscono e lo apprezzano anche negli Stati Uniti, quindi insomma questa è una grande garanzia. E Giovanni è un batterista fantastico della vostra terra, che insomma è un fiore all'occhiello che voi ci date, che date al jazz italiano, insomma. Giovanni è della Basilicata, lui è di un paesino piccolino, che poi è il paese in cui, diciamo, che ha dato i natali a Francis Ford Coppola, no? Che si chiama Bernalda, questo paese. Bernalda, esatto, certo. Lo conosciamo, ed è un batterista che a me piace tantissimo, un tocco meraviglioso, è un batterista che sa aspettare, nel senso che secondo me è giusto, lui in formazione lavora sempre benissimo, con grande rispetto. Poi, come già ho accennato privatamente ad Andrea, questa sala, che è una sala che è stata ristrutturata proprio per fare musica, perché lì, lo ricordiamo, è la sede del Festival delle Muse Salentine, che è un festival di musica classica che si fa in due tranche, un pezzo ad agosto, un pezzo a settembre, e per cui si suonerà in acustico, e quindi avremo la possibilità di ascoltare il suono degli strumenti così com'è, senza nessun intervento, diciamo, di amplificazioni. Questa è un'occasione, secondo me, bella, no? Certo. Certo. Sicuramente è una bellissima cosa suonare il jazz acustico. A me piace tantissimo,
perché diciamo riporta la musica a un livello naturale, come si suona ancora la musica classica, per fortuna, senza amplificazione. Quindi è logico che abbiamo bisogno di un batterista come Giovanni, che sa suonare a volumi bassi. Non è così, è abbastanza rara questa cosa di avere un batterista che riesce a suonare bene, che non sia invasivo, insomma. Certo, cioè è rara qua in Italia, cioè negli Stati Uniti, per esempio, io sono stato un po' di volte e si usa spesso suonare acustici, quindi il batterista sempre e comunque si adatta alla situazione. Ho suonato anche con pianoforti verticali in un concerto acustico col batterista, non c'è stato il minimo problema. Qua in Italia a volte qualche problema c'è. Il batterista di volte sono abituati a suonare sempre molto forte, quindi se non c'è amplificazione, sono problemi. Senti Andrea, cosa presenterete? Qual sarà il repertorio standard, i grandi classici del jazz? Ah, di solito Scott, diciamo, ce lo dirà sul palco il repertorio, probabilmente. In puro stile quindi, jazz. Sì, sì, perché lui suona gli standard della tradizione, tanti dei quali conosciamo, quindi lui poi ci conosce, quindi sa cosa scegliere. Quello, se sceglie dei pezzi meno noti, alle parti, quindi ci darà le parti. Sì, sì. Però diciamo il repertorio viene deciso proprio all'ultimo momento, ecco. Sì. Ecco un po' il bello del jazz. Certo, dice insomma, ragazzi, seguitemi, no? Insomma, io parto, voi venitemi dietro, insomma. Sì, 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 sì. Bene, bene, bene. Allora, diciamo che c'è anche una lunga tradizione di questo tipo di approccio, diciamo, al jazz così dell'ultimo momento, la tradizione americana, cioè in America usa tantissimo questa cosa. Il leader propone i pezzi o dalle parti anche all'ultimo momento. Sì, una prassi che usa tantissimo. È una prassi che ha assorbito anche quando abbiamo fatto un concerto con un altro genovese, Dado Moroni, sì, la scaletta, stato molto negli Stati Uniti, l'ha fatta fuori dal bar un po' prima, insomma. Pochissimo prima, sì, esatto. Bene, allora Andrea... Sì, perché diciamo che è una bella cosa anche arrivare sul palco, sentire, diciamo, l'umore, l'atmosfera, e lì ti viene in mente magari un pezzo adatto a quell'atmosfera di quel momento. Se lo decidi prima, a volte uno si blocca in una scaletta che potrebbe poi non essere ideale proprio... sul palco, ecco, certo, per certo. L'atmosfera che c'è in quel momento. E noi siamo molto, diciamo, convinti che, e quindi c'è una bella aspettativa, perché sono sicuro che quella sala, quel palazzo del 1500 meraviglioso, sarà sicuramente una fonte di ispirazione ideale per Scott, che si troverà. Poi so che lui vive parte dell'anno, insomma, in Italia, ama l'Italia, intorno a Firenze, quindi saprà apprezzare il luogo, e siamo sicuri che... Sì, sicuramente lui apprezza il luogo. Lui vive a Certaldo, che è un paesino praticamente senza le auto, in stile proprio medievale, no? Così, e quindi apprezza tantissimo questa cosa, sicuramente apprezzerà come noi, d'altra sì, parte. Indubbiamente. Bene Andrea, allora ci vediamo sabato 21 ottobre ore 19, Palazzo San Giovanni Alessano, per una vera grande serata di jazz. Grazie. Grazie a tutti. Ciao Andrea. A presto. Ciao. Ciao ciao. Ok Paolo, quindi come parte finale ovviamente dobbiamo dare i dati essenziali, che sono sempre i biglietti. C'è tanta attesa, no? C'è un po', come dire, la voglia di... Sì, sì, c'è fermento, sì, in questo concetto c'è fermento, lo avvertiamo già. Lo ripeto, i pezzi che saranno fatti sabato 21 sono degli standard, no? Per cui sono brani che, al di là di tutto, se togliamo la parola del il jazz, sono delle canzoni, delle musiche che tutti conosciamo, tutti. Per cui io consiglio di venire al concerto anche a chi non ama il jazz. A volte questo termine ci, diciamo, incasella e quindi crea sempre un po' di timore. Però la musica fatta dai professionisti, in questo caso abbiamo un rappresentante che è il numero uno nel mondo in quell'ambito, col sassofono tenore, per cui riconosceranno, chi verrà lì riconoscerà brani, li seguirà e li sentirà suonati come mai ha sentito dal vivo, questo lo posso assicurare. Quindi biglietti
Potete trovarli sul sito ooh.events, oppure tutte le informazioni sulla pagina Facebook di Lampus, oppure anche via WhatsApp al numero 347-5169-946. Fate presto perché è tardi. Bene, grazie Paolo, ci vediamo tutti sabato 21 ottobre ore 19, Alessano, Scott Hamilton. Grazie a tutti. Ciao, sono Scott Hamilton. Vengo ad Alessano con gli amici Andrea Pozza, Aldo Zunino e Joe Scasciamacchia il 21 ottobre a Palazzo San Giovanni alle 19. Vieni, ti aspetteremo.